Valar Morghulis qui ec della cittadella, e dopo aver parlato delle terre oltre la barriera, oggi continuiamo il nostro viaggio a Westeros, parlando dei territori controllati dai Guardiani della Notte, la barriera e il dono. A volte a Jon sembrava quasi una cosa vivente, con i suoi stati d'animo. Il colore del ghiaccio era solito cambiare a ogni spostamento della luce. Adesso era il blu profondo dei fiumi ghiacciati, ora il bianco sporco della neve vecchia, e quando una nuvola passava davanti al sole si oscurava diventando il grigio pallido della pietra bucherellata. La barriera si estendeva a est e a ovest a perdita d'occhio, così enorme da ridurre le mura in legno e le torri di pietra del castello fino a renderle insignificanti. Era la fine del mondo. Tra le terre selvagge dell'estremo nord di Westeros e i Sette Regni c'è un piccolo territorio controllato dall'Ordine dei Guardiani della Notte, e questo territorio comprende la barriera con tutti i suoi castelli e il dono. La barriera è l'enorme muro di ghiaccio che si estende da est a ovest per tutto il continente, separando i Sette Regni dalle terre che per questo sono chiamate oltre la barriera. Sembra che la barriera raggiunga i 700 piedi di altezza e si estende per 100 leghe dalla Baia delle Foche ad est fino alla catena montuosa delle Zanne del Cielo a ovest. Nonostante la si immagini spesso come un muro totalmente dritto, questo è vero solo tra il Forte Orientale e il Castello Nero, mentre più a ovest la barriera si estende in modo meno lineare, assomigliando più a un serpente. Considerata una delle 9 meraviglie costruita dall'uomo secondo l'uomo a spasso lungo, la barriera è fatta prevalentemente di ghiaccio, e per questo in base alla luce risulta di varie tonalità di grigio, bianco e blu. Oltre al ghiaccio però la barriera è fatta anche di pietra e terra, e si dice che tutto questo sia tenuto insieme da incantesimi, che fungono anche da protezione contro magiche creature come gli estranei. Anche se la cima è più stretta della base, è comunque abbastanza larga da permettere il passaggio di una dozzina di uomini a cavallo uno a fianco all'altro, e viene cosparsa di ghiaia per renderla meno scivolosa. I Guardiani della Notte utilizzano celle scavate nel ghiaccio della barriera come prigioni o come celle frigorifere per mantenere fresco il cibo e non solo. In cima alla barriera sono presenti varie attrezzature di difesa, come catapulte e trabucchi, anche se ormai la maggior parte sono inutilizzabili. Per raggiungere la cima della barriera ci sono vari mezzi. Il modo più comodo è di usare le gabbie trainate da argano che funzionano come ascensori, ma sono presenti anche rampe e scale di legno, pietra o scavate nel ghiaccio. Secondo le leggende, la barriera è stata costruita circa 8.000 anni fa da Brandon il Costruttore con l'aiuto dei figli della foresta e i giganti in seguito alla lunga notte, per difendere i regni degli uomini dagli estranei. Ai piedi della barriera, ovviamente sul lato meridionale, ci sono 19 castelli costruiti dai Guardiani della Notte a guardia dell'enorme muraglia di ghiaccio. Distribuiti lungo tutta l'estensione della barriera, questi castelli da est a ovest con i nomi originali sono Eastwatch by the Sea, Greenguard, The Torches, Longbarrow, Rhymegate, Sable Hall, Woodswatch by the Pool, Oakenshield, Castle Black, Queensgate, Deep Lake, The Fortnight, Icemark, Orfrost Hill, Stondor, Greyguard, Sentinel Stand, The Shadow Tower e Westwatch by the Bridge. In realtà non sono mai stati abitati tutti contemporaneamente, e attualmente, vista la scarsità di uomini nei Guardiani della Notte, soltanto 3 castelli sono occupati: la Torre delle Ombre, il Castello Nero e il Forte Orientale. In corrispondenza di ogni castello c'era un tunnel protetto da grossi cancelli che attraversa la barriera per permettere ai ranger dei Guardiani della Notte di andare in ricognizione al di là della barriera, ma i tunnel dei castelli abbandonati sono stati chiusi riempiendoli di ghiaccio e pietra.
Oltre ai castelli della barriera, in teoria, i guardiani della notte possono sfruttare per il loro sostentamento anche le 50 leghe di terra immediatamente a sud della barriera, la regione chiamata il Dono, che attualmente è composta dal Dono di Brandon e il Nuovo Dono. Il Dono di Brandon comprende le prime 25 leghe affidate ai guardiani della notte da Brandon Stark, probabilmente quello noto come il costruttore, in seguito alla costruzione della barriera. Poi, durante il regno di Alysanne e Jaehaerys Targaryen, è stato aggiunto il Nuovo Dono, altre 25 leghe di terra che Alysanne ha ridistribuito dai Lord del Nord ai Guardiani della Notte, in seguito al suo viaggio alla barriera. Un tempo il Dono era coltivato ed abitato e usato per il supporto dei Guardiani della Notte grazie a tasse ed approvvigionamenti. Ma con la decadenza dell'ordine e il numero sempre più esiguo dei guardiani, cosa che ha portato a un incremento della frequenza di incursioni nel Dono da parte dei Bruti, queste terre sono state progressivamente abbandonate. Ed ora, a parte città della Talpa, rimangono solo piccoli villaggi e torri come Queen's Crown, senza più nessuno che ci abiti. Così Westeros si ritrova con sempre meno difese per ciò che viene da nord, che siano essi brutti o cose molto peggiori. Ma per fortuna resta la barriera, che da migliaia di anni si erge a protezione dei regni degli uomini. Ma in futuro potrebbe non essere sempre così, soprattutto se le leggende su un certo corno magico dovessero rivelarsi vere. Ma di questo parleremo nel prossimo video. Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi ed unitevi ai nostri fantastici patrons per supportare il canale e ottenere contenuti esclusivi. Valar Dohaeris.